Gianmarco Ingrosso, si avvicina il derby con il Teramo dopo la sconfitta di Cesena e dopo la battuta d'arresto proprio con i biancorossi in Coppa Italia. Bisogna tornare assolutamente alla vittoria, l'imperativo è quello dei tre punti. Sì, senza dubbio arriva una partita importante dopo averli affrontati in Coppa Italia. Ci teniamo comunque a fare innanzitutto una buona partita e raggiungere comunque il risultato che in Coppa Italia non siamo riusciti a prendere. Una partita importante anche per i tifosi, perché è un derby, ma una partita importante per ripartire, anche perché ora il calendario vi propone delle gare non irresistibili, almeno sulla carta. Se si vuole recuperare qualcosa sulle prime bisogna provare a fare un filotto di vittorie. Sì, senza dubbio è una partita importante per la piazza e per i tifosi, che sappiamo è un derby e ci tengono particolarmente, però noi dobbiamo continuare a fare degli step in avanti, che al momento per errorini, per sfortuna, per arbitraggi non stiamo riuscendo a fare. Dobbiamo cercare di dare tutti qualcosina in più e cercare di fare il meglio possibile, fare un filotto sarebbe l'ideale. Sul banco degli imputati c'è la difesa in questo momento del campionato, secondo te cosa non è andato fino ad oggi, perché sono arrivate tutte queste reti? Sì, senza dubbio siamo una squadra che sta prendendo diversi gol, però voglio sempre ricordare che quando una squadra prende tanti gol o dei gol non è sempre colpa del reparto difensivo, si difende in 11 e si attacca in 11, così come si segna, è vero, segnano attaccanti, sono attaccanti quando sul giornale, ma c'è un lavoro dietro. Purtroppo al momento sì, siamo una squadra che voi per sfortuna, voi per Reggiana è stata una partita assurda per episodi e arbitraggio, stiamo prendendo sì diversi gol. Sicuramente però da questa difesa, al di là del fatto che si attacca e si difende in 11, ci si attendeva qualcosa in più, ci sono giocatori esperti, ci sei tu, c'è Drudi. Sì, la squadra è una squadra costruita per far bene, e la maggior parte dei giocatori sono giocatori di categoria anche superiore, purtroppo è un momento dove stiamo commettendo a turno tutti gli errori, quindi non mi sembra il caso di crocifiggere un Ingrosso in questa situazione. Per fare un esempio, purtroppo sì, stiamo commettendo a turno degli errori, ci dispiace per questo. Meglio la difesa a 3 o a 4? Questa è una scelta che, come ho detto già altre volte, lascio all'allenatore. Noi, a prescindere da una difesa a 3 o una difesa a 4, dobbiamo cercare di metterci qualcosina in più, perché è oggettivo che qualcosa stiamo sbagliando.